Napoli, quartiere Forcella. Oggi si festeggiano i 40 anni di attività del centro socioeducativo Cardinal Ursi, voluto 40 anni fa dal Cardinale Corrado Ursi. Le suore della congregazione Figlie di Sant'Anna hanno organizzato una giornata di festa per celebrare, tra le tante difficoltà, l'attività e il lavoro costante di questo centro in un quartiere troppo volte abbandonato, qual è quello di Forcella. La giornata si svolgerà nella storica, bella e suggestiva Chiesa dell'Annunziata, dove ci sarà un momento religioso con la Santa Messa e uno spettacolo organizzato dai bambini dell'istituto, sempre religioso, qui nella Chiesa dell'Annunziata. Madre provinciale, suora Anna Silvia Perri, Istituto Figli di Sant'Anna. Oggi si festeggia i 40 anni di questo importante istituto, l'istituto voluto dal Cardinale Corrado Ursi. Oggi celebriamo i 40 anni della presenza di questo, non è grande, ma è un segno veramente dell'amore che la Chiesa ha per l'uomo e che le Figlie di Sant'Anna hanno raccolto. Proprio in questi ultimi anni la Chiesa ci ha invitato a partecipare di questo sussulto proprio d'amore, dicendoci, parlandoci dell'emergenza educativa. Ecco, noi l'abbiamo raccolto già 40 anni fa in questa zona al margine, diciamo, della città di Napoli, no? Ma soprattutto Suor Cecilia ha raccolto questo grido, ecco, questa emergenza, questo grido delle famiglie che vorrebbero e sognano, ecco, un futuro diverso per i loro figli, e sento che l'educazione, l'amore che qui questi bimbi ricevono, sono proprio la base, il fondamento perché il loro futuro sia diverso del contorno dell'ambiente in cui loro vivono la loro infanzia. È un impegno che la famiglia porta avanti, ecco, da 40 anni, ma oggi vorremmo proprio accentuarlo, perché la Chiesa ci ha parlato dell'emergenza educativa. Noi umilmente, semplicemente, ecco come siamo, vogliamo rispondere, e quindi sentiamo che quest'opera va veramente rafforzata. Ecco, va rafforzata. Sentiamo tutti in questo periodo la povertà che abbiamo di mezzi, di persone, però sentiamo che il poco che abbiamo deve essere investito in questa realtà. Speriamo che anche le autorità abbiano questa sensibilità, perché in realtà non potremmo, ecco, mi parla spesso Suor Cecilia di questa realtà, di questa povertà, ecco, non potrebbero andare avanti se le autorità non muovono, ecco, le loro i mezzi, ecco, non ci offrono un po' di mezzi per andare avanti. Quindi è anche un invito questo, caldo, ecco, perché le nostre collaboratrici, le insegnanti, ecco, ce la mettono veramente tutta, sono mamme, a loro volta hanno famiglie alle spalle, e quindi noi non possiamo permettere anche di tenerle qua gratis, no? Quali sono nello specifico le difficoltà che poi chiederemo ovviamente a chi gestisce anche direttamente questo centro? E in questo senso cosa chiede veramente? Qual è la preghiera che fa alle istituzioni? Beh, alle istituzioni è che cresca nella sensibilità di quello che è questo posto, questa zona, e quindi muova i tasselli necessari perché questa realtà vada avanti. Ecco, molto spesso sento Suor Cecilia che ecco, ha bisogno proprio di mezzi economici, perché non arrivano in tempo, sono mesi, ecco, di arretrati o anni, ecco, e quindi questo veramente a noi ci mette con le spalle al muro, perché anche noi come famiglia religiosa serviamo i poveri dappertutto, quindi non è che abbiamo dei fondi, diciamo, no, da poter sopperire a questo. Veramente, quindi l'appello è che si facciano
presenti, no, in questo senso, sollecitando quello che ci corrisponde. Perché ecco, l'educazione cattolica è un diritto e se è un diritto dappertutto lo è soprattutto in questa zona, che è proprio come mettere le fondamenta a qualcosa che tutti desideriamo che cambi, però deve cambiare dalla radice e la radice sono i nostri bambini. Suor Cecilia dell'Istituto Corrado Ursi qui a Forcella. Partiamo da oggi, dalla giornata di festa, per analizzare poi l'attività di questo istituto. Sono 40 anni che siamo qui in questa zona. Per iniziativa di Sua Eminenza il Cardinale Ursi è sorto nel 1971, precisamente il 15 settembre 1971. E lo scopo era quello di venire in aiuto ai ragazzi a rischio di questa zona e in aiuto delle famiglie costrette, soprattutto le mamme, a lavorare perché hanno i mariti in carcere, situazione terribile nelle famiglie. Quindi l'istituto ha accettato, perché il suo carisma è proprio questo, di avere a che fare con i poveri. È solo che le difficoltà sono tantissime, è vero che l'opera del Signore, che il Signore ci viene in aiuto, però purtroppo abbiamo pure bisogno di un aiuto economico da parte del Comune. Noi nel 75 facemmo la convenzione con il Comune come semiconvitto. I primi anni che sembra che abbia funzionato bene, ma sono questi ultimi anni, soprattutto da circa 3 anni, che il Comune non paga assolutamente una lira, quindi non sappiamo come fare per andare avanti. Le spese sono quelle che sono, noi vogliamo stare in regola con tutto, con i versamenti, con diciamo, i pagamenti per i nostri dipendenti, perché voi mi insegnate che se il dipendente non viene pagato, non viene eccetera, il suo malumore poi si riversa anche sui bambini e poi è giustizia che vengano pagati perché hanno una famiglia alle spalle. Purtroppo siamo anche al limite, diciamo, stiamo per decidere che faremo un po' una chiusura di almeno di un periodo la faremo, perché il Comune deve capire che non ce la facciamo assolutamente e quindi se ci verrà in aiuto, felicissime noi, perché noi siamo qui proprio per questo ideale. Ma se non ci viene in aiuto ci ha messo proprio con le spalle al muro. Non sappiamo assolutamente che fare. Quali sono le attività dell'istituto? Quanti bambini ci sono? Quanti assistenti? Sì, qua il numero totale è sui 200, fra scuola dell'infanzia, scuola primaria e ad alcune della scuola media che vanno fuori, però poi vengono qui per le attività del semiconvitto. Il numero dei semiconvittori prima adesso è stato abbastanza elevato, superava il centinaio, e quest'anno non abbiamo avuto un solo bambino del semiconvitto su 23 bambini circa che hanno fatto la richiesta e che sono stati riconosciuti idonei, perché l'assistente sociale li accettano solo se vedono che hanno le caratteristiche per poter avere il semiconvitto, ma nessuno di loro ha avuto la pratica del semiconvitto. Quindi ci troviamo che non sappiamo come fare andare avanti, perché gli altri bambini che si dicono a pagamento, ma non che sono a pagamento, è perché magari sono più figli in una famiglia, allora il Comune che fa? Uno lo prende e due non li prende. Oppure l'idea che nella scuola materna ancora il semiconvitto non va tanto dato se non in casi disperati. Allora sono questi gli altri bambini che abbiamo senza semiconvitto. Ma non pagano, insomma, appena appena danno una miseria per il mangiare, per la mensa e basta. Antonio Ciscia, segretario generale UNEBA Napoli. Siamo qui oggi nel quartiere di Forcella per festeggiare i 40 anni del centro Corrado Ursi, voluto 40 anni fa dal cardinale Corrado Ursi. Sì, è una giornata particolare, una bellissima giornata che festeggia gloriosamente l'attività importante, determinante e insostituibile delle suore di Sant'Anna, che svolgono questo ruolo di educazione, istruzione, formazione a favore dei ragazzi della zona di Forcella. Voglio dire che è un momento solenne, un momento effettivamente di gioia per la realizzazione, per quello che è stato fatto in questi 40 anni, anche se devo dire che c'è un filo di tristezza, tanto
nelle suore quanto in noi un'eba, perché vengono a mancare appunto quelli che sono i mezzi essenziali, ossia le convenzioni che le suore, i religiosi, i laici, tutti aderenti all'UNEBA non vengono rispettate dal comune, perché il comune non paga da 3 anni e quindi le attività purtroppo sono veramente a rischio, grandemente a rischio, perché non è possibile una sopravvivenza così importante in una zona determinante senza soldi, senza risorse economiche, senza niente, senza che il comune ci dia un filo di speranza, senza che il sindaco si impegni a rientrare in questo debito e quindi farci fare i nostri calcoli, non è possibile. Quindi è vero che noi siamo molto allegri, molto felici per questo tipo di festa che stiamo appunto oggi vivendo, però è pur vero che ci troviamo all'antivigilia delle feste natalizie, i nostri operatori vanno a casa senza soldi, non solo senza tredicesima, ma anche senza stipendio, gli operatori, le insegnanti, ma tutto indistintamente, ci viene privato, con i soldi viene privato un po' tutta l'attività, quindi le suore ricorrono qualche volta ai loro risparmi, si fanno mandare qualcosa dalle loro case generalizie, ma tutto questo non è possibile perché c'è una precarietà che non è più possibile sostenere. Dottor Ciscia, alcuni mesi fa abbiamo intervistato all'Opera Don Guanella di Napoli, se le ricorda bene, il sindaco De Magistris, il quale aveva garantito sul credito prosoluto, aveva garantito insomma che la situazione sarebbe cambiata. Da quel giorno insomma invece la situazione è sempre la stessa. Il sindaco, bontà sua, si è ricevuto altre volte e con lui siamo stati ricevuti dall'assessore Realfonso e dall'assessore D'Angelo. Sì, ci sono state delle promesse, ci sono state delle affermazioni anche piuttosto ferme, ma a tutt'oggi. Quindi lei stesso ha detto che a ottobre è stato intervistato il sindaco e lui aveva dato delle promesse. Oggi ci troviamo alla vigilia di Natale, così come dicevo poc'anzi, e purtroppo non c'è nulla, ma non c'è nulla neanche all'orizzonte. Non è che ci è stato detto che so io fra 10 giorni, fra un mese riusciamo appunto a superare questa crisi enorme, questa grandissima crisi. È una crisi che investe tutti gli istituti dell'UNEBA. Ci sono circa 3.000 minori, ci sono circa 2.000 operatori e quindi sono tutti quanti senza stipendio, senza soldi. Allora il sindaco sì, lo ha detto, lo ha dichiarato pubblicamente, anche a lei stesso lo ha dichiarato, però a tutt'oggi non siamo venuti a capo di niente. Vorremmo quantomeno avere la speranza, avere delle date precise, così come abbiamo chiesto. Noi sappiamo che il comune non ha soldi, non ha fondi, però noi abbiamo chiesto solamente un piano di rientro, quindi stabilire un piano di rientro in qualche modo. In questo senso, quale sarà l'attività di pressing anche dell'UNEBA, l'attività forte che l'UNEBA fa nei confronti del comune? Ci sono in cantiere delle proposte, delle iniziative? Guardi, più di quello che abbiamo fatto non possiamo fare. Saremo costretti, nostro malgrado, a chiudere tutte le nostre attività e mettere 3.000 ragazzi sulla strada. Perché non possiamo fare altro, non possiamo chiedere ai centri socio-educativi semi-residenziali aderenti all'UNEB ulteriori sacrifici, perché non ne possono fare, sono dissanguati. Onorevole Schifone, consigliere della Regione Campania, anche lei qui presente oggi per festeggiare i 40 anni dell'esistenza di questo istituto voluto dal Cardinale Corrado Ursi nel quartiere di Forcella. Sì, una bellissima giornata, una giornata all'insegna della solidarietà, dell'amore del prossimo, dell'amore per gli altri, gestito con grande amore, con grande sacrificio dalle sorelle con in testa sul Sicilia, che portano avanti questa bella istituzione voluta 40 anni fa appunto dal Cardinale Urso per assistere, per essere vicino ai bambini,
ai giovani di questo quartiere, piuttosto duro, un quartiere difficile, nel quale sappiamo le grosse difficoltà di carattere sociale, di carattere economico.